Il cane che stiamo per mostrarvi nelle foto è una femmina ed è stata smarrita lo scorso 1 settembre in località Case Strozzi ad Albareto. È di razza Beagle, si chiama Isotta, tricolore, ha 8 anni, è sterilizzata, mai abituata alla caccia e ha come segni particolari un pallino nero sulla spalla sinistra. Ha il microchip e porta un collare rosa con medaglietta. Chiunque avesse sue notizie è pregato di contattare lo 0525 826048 poiché i proprietari sono letteralmente disperati, e in più c'è un bimbo di soli 3 anni che piange in continuazione perché la sua cagnolina non c'è più. E ora vi ricordo che il comune di Compiano ha deciso di presentare ufficialmente il progetto di ampliamento e di ristrutturazione della scuola Luisa Calzetta di Isola di Compiano. L'appuntamento è fissato per giovedì 13 settembre alle ore 18 presso la sala consiliare del comune di Compiano. Coppi Bartali, la loro rivalità infinita ed il finto scoop del passaggio della borraccia. Termina così con l'aneddoto su due dei ciclisti più amati di tutti i tempi, la rubrica del giornalista sportivo Beppe Conti. Il famoso passaggio della borraccia, è tutta una messa in scena, è tutta un'arte, perché quell'anno era 1952 il Tour de France e i due avevano litigato, Coppi Bartali, perché uno non voleva l'altro in squadra, perché allora si andava al Tour, che è stata la fortuna del Tour, il motivo per cui il Tour è più importante del Giro è questo, che per 30 anni, dal 30 agli anni 60, si correva per squadre nazionali ed era la fortuna, no? Per cui non c'era la Salvarani o la Molteni, c'era l'Italia A, l'Italia B, i cadetti. L'Italia A avevano la maglia tricolore, non c'era l'azzurro, ma era tricolore. E ogni anno si litigava per fare la squadra per Coppi o per Bartali. Parte il tour, Coppi si dimostra nettamente superiore a Bartali e i due si mettono d'accordo e vanno d'accordo e tutto. Allora, un fotografo milanese della Gazzetta dello Sport e dello Sport Illustrato, che era questo mitico settimanale della Gazzetta dello Sport, dice: ho bisogno di farvi una foto per far vedere ai lettori e a tutti che adesso andate d'accordo e che è finita la guerra fra di voi. Scambiatevi la borraccia. E allora gli ha fatto la foto ai due che si scambiavano la borraccia. Che nella storia del E nella storia del ciclismo. Ma ne hanno fatte 4-5, uno che dà la borraccia all'altro, per fare, e hanno fatto la copertina dello Sport Illustrato. Pace al Tour de France fra i nostri idoli e i due che si scambiano Nel la borraccia. tempo è Quindi venuto è venuta fuori tutta questa storia della borraccia. Poi c'è stato invece un passaggio della bottiglia e lì credo sia Coppi che l'ha passata a parte, una bottiglia d'acqua sul galibier che uno la dà all'altro, l'altro se la versa addosso e poi la butta nel fosso. Era una bottiglia come questa. Però la borraccia è stata una foto fatta d'arte da questo fotografo che si chiamava Flavio Martini della Gazzetta che prima di morire ha raccontato questa storia. Anche se Bartali, ancora da vivo, diceva Sì. sempre che era stato lui per la borraccia. No, Bartali mi diceva se no, Bartali è bellissimo. Mi ricordo che è venuto a un giro nel 77-78 Sì. e raccontava queste No, ma lo sai cosa raccontava lui quando era un po' su di giri, la sera, che ci troviamo a cena, tutto? E tu gli chiedevi e lui ti diceva: tu da che parte stavi? Dalla parte di Coppi? Allora è Coppi che l'ha data a me. Sei contento? E andava via. E ora apriamo la pagina dedicata al calcio. Risultati ancora per quanto riguarda la Coppa Emilia, già i primi verdetti e qualche sentenza amara. Arrivano le prime sentenze in Coppa Emilia. Passa la Valtarese in prima categoria, nonché il Borgotaro, il Valgotra e il Solignano in seconda. Pur sconfitta sul proprio campo dal Bardi con un secco 4-1 grazie al Fornovo che ha inchiodato sul risultato di 1-1 il Marzolara, la Valtarese vince il proprio girone preliminare di Coppa Emilia ed ora dovrà vedersela nel prossimo turno eliminatorio con il Noceto che nell'altro girone ha preceduto in classifica il Collecchio grazie alla differenza reti. Una vittoria che brucia però alla Valtarese, bastonata da un Bardi in stato di grazia che complice un ottimo Marenghi, autore di una doppietta, seguito da Rossi e Pontremoli, è stato dominatore assoluto del campo, riuscendo a cogliere alcune leggerezze della difesa degli avversari. La squadra allenata da Bianchi, anche se fuori dalla Coppa, ha comunque fatto vedere un buon gioco e un gruppo già ben affiatato che lascia ben sperare per l'imminente campionato. In seconda categoria, invece, la rimonta riesce purtroppo solo al Borgotaro, che vincendo in casa per 2-0 contro il Bedonia, grazie ad una doppietta
doppietta messa a segno da Bungi al 32esimo del primo tempo e al 43esimo della ripresa ha ribaltato il risultato precedente 3-1 subito sul Colle di San Marco nella partita di andata. Sconfitta ribaltata anche per il Solignano che nella gara di ritorno ieri ha battuto per 2-0 il Sevizzano con gol segnati entrambi da Bertorelli al 5° minuto del primo tempo e al 4° della ripresa, passando così il turno. Amara ed inutile invece la vittoria per il Compiano, conquistata per 2-1 contro il Valgotra, che essendosi imposto all'andata per 3-1 ha così superato il turno. In rete sono andati per il Compiano Valentini al 5° minuto e Caputo al 10°, mentre per il Valgotra la rete della bandiera lo ha siglato Turto al 20°. Lo Scandenberg invece è stato sconfitto in casa per 3-1 dal Sorbolo ed esce di scena. Ora nei quarti di finale il Borgo Taro se la vedrà con il Sivizzano ed il Valgotra con il Madregolo. In terza categoria infine al torneo balisciano Dinamo Solignano ultimo in classifica con 0 punti, essendo stato ancora battuto ieri dalla Folgore Fornovo per 4-1. Il meteo di domani, martedì 11 settembre, ci dice che il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi alte di scarsa consistenza, nuvolosità in intensificazione nella notte, le temperature minime senza variazioni tra 16 e 19 gradi, le massime stazionarie o in lieve locale aumento tra 28 e 30 gradi, i venti saranno deboli. Vi lascio ricordandovi i programmi della serata alle ore 20.45, la rubrica C'è musica nell'aria, segue alle 21.30, ultimochilometro.net, la rubrica sul ciclismo e poi a seguire il nostro TG. Con questo è proprio tutto, un grazie per averci seguito, appuntamento a domani 19.35, buona serata.